Festa sugli spalti a conferma della bontà della decisione del GOS di consentire alle tifoserie di Monopoli e Bari di coesistere senza necessità di compartimenti stagni o particolari misure di distanziamento. Accettabile agonismo in campo con due squadre, quella di Colombo e quella di Mignani, entrambe a leccarsi le ferite delle rispettive sconfitte nel turno precedente. Tanta delusione infine nel dopogara, e qui ci riferiamo alla sola sponda barese, per un altro punto di distacco rosicchiato dalle inseguitrici, definitivamente allo scoperto ormai Avellino e Catanzaro, appaiate a meno 7 dai Galletti, entrambe capaci di capitalizzare al massimo l'impegno con formazioni in lotta per non retrocedere, come Monterosi e Fidelisandria. Lo 0-0 del Veneziani matura dopo un primo tempo vivace, Bari a ciccare il vantaggio lampo, Simeri serve bene Alessandro Mallamo, ma il suo piatto è in out. Quindi la risposta biancoverde da Ghiebre a Bussaglia, il cui rigore in movimento finisce alto. Prima dell'intervallo, corner di Maiello, scavone in corna per Gigliotti a colpo sicuro, ma il gol è evitato dal salvataggio sulla linea di Bussaglia, il quale su capovolgimento di fronte e su invito di Arena si vede dire di no da Gigi Frattali. Ritmi blandi nella ripresa, complice la poca lucidità e la stanchezza. Mirko Antenucci stoppa di petto e si esibisce in una bella sforbiciata, pallone che incoccia sulla traversa di Loria. Finisce qui la gara del bomber molisano, che Mignani sostituisce con Chedira, il quale però non inciderà particolarmente, dato che gli verrà chiesto di presidiare la zona dell'out di destra, non esattamente a ridosso dell'area monopolitana, come quella dell'ex Francesco Grandolfo, rimpiazzato da quel Borrelli che colleziona due cartellini gialli consecutivi che lasciano i biancoverdi in 10. A quel punto riflettori puntati sull'allenatore biancorosso, che sostituisce Mallamo, eppure stava producendo un'ottima prestazione a suggello del suo recupero completo, con Andrea Del Rico, non sortendo alcun effetto degno di nota. Quindi, nel sacro rispetto del suo 4-3-1-2 inamovibile, inserendo Paponi per Simeri. Non sono questi due i punti che il Bari deve recriminare di aver perso, bensì i 5 sciupati nel doppio impegno casalingo con Catania e Messina, ma inizia a serpeggiare un poco salutare nervosismo, a tratti addirittura isterico, certamente causato dalla frustrazione del non riuscire ad archiviare un campionato tutt'altro che chiuso ed anzi destinato a divenire un testa a testa durissimo. A preoccupare l'evidente rottura di un equilibrio dei ruoli, dei meccanismi, degli automatismi che avevano portato i biancorossi a toccare anche il più 12 sulle inseguitrici. Ma la sessione di mercato pare aver rinvigorito queste ultime a scapito proprio della formazione di Mignani, chiamato già dalla trasferta immediata a Torre del Greco a risolvere quella che inizia a configurarsi come una matassa fattasi ingarbugliata, fatta di paura di vincere con il traguardo che inizia a stagliarsi all'orizzonte, di interferenze emotive che corrono via social, di guerra di nervi fomentata dagli avversari e infine pepata da un dibattito innescatosi tra addetti ai lavori e semplici tifosi sull'impiego dei calciatori in rosa o sul loro non impiego o sul loro spostamento in ruoli magari meno confacenti alla loro natura, perché il tifoso italiano e quello barese in particolare è intimamente convinto delle proprie doti di allenatore, direttore sportivo e perché no anche presidente.